È finita una relazione e non riesci a staccartene del tutto. Stai facendo orbiting. Magari sei stata addirittura tu quello che ha lasciato, quello che ha tranciato perenne motivi, magari un tradimento, quindi interrompendo una relazione in un momento in cui non avresti voluto, con un trauma. Oppure perché hai avuto un partner narcisista, manipolatore o solo e semplicemente perché, come si dice, si era esaurita la cosa o tu serenamente hai trovato qualcun altro che ti ha mosso altre cose. Quindi, storia finita, vi siete lasciati, ma tu fai orbiting, cioè continui a girare intorno a questa persona. Lo fai per differenti motivi. Allora, palesemente è una persona su cui senti di avere una sorta di diritto di proprietà, anche se non si è più assieme, vuoi per gli anni passati assieme, vuoi per le cose che a tuo avviso e per il valore soprattutto delle cose che avete condiviso. Quindi non te la senti di chiudere del tutto. Allora, quando questa cosa è patologica, se hai un ex con cui ogni tanto ci si sente, sovente ci sono dei figli in comune, quindi quello è gioco forza, il sentirsi, il coordinare cose insieme. Hai un ex con cui magari, ripeto, è rimasto un buon rapporto, sì, tutto questo è sano, tutto questo va bene. Dove non è sano, e mettici un punto di attenzione, è se questo orbitare intorno all'altra persona è primo rabbioso, cioè controlli nel modo in cui puoi, tendenzialmente con i social, quello che fa, sperando che le cose magari gli vadano male. Ecco, allora intanto qui è fasulla la cosa perché sui post dei social tendenzialmente si mette solo "Yeppa, come sto bene, che buon gelato che ho mangiato, guarda che bel mare in cui sto per tuffarmi". È difficile che qualcuno metta i momenti brutti. E anche se lo facesse, il vedere altri commenti di "Oddio, poverino, oddio, poverina", ecco, ci farebbe arrabbiare ulteriormente, quindi parte dell'orbiting è questo sentimento di rabbia e di vendetta. Ho fatto un video proprio sulla vendetta, se poi alla fine di questo volete andarlo a guardare, può essere interessante questo meccanismo. Un altro motivo per cui si fa orbiting, e soprattutto se siamo state lasciate noi, che ops, può succedere nella vita, è la speranza, chiaramente. Quindi, con una serie di scuse e mi spiace dirlo, tendenzialmente più o meno patetiche, più patetiche che meno, si cerca di avere un contatto con l'altra persona, quindi il cane sta male, corri, i figli stanno male, corri, io sto male, corri, perché questo ci dà l'idea di valere ancora per questa persona e alimenta appunto la speranza di una sorta di riconciliazione. Questo è dovuto al fatto che abbiamo delle dipendenze emotive sia nei confronti proprio della persona, sia un tratto caratteriale nostro, perché se guardiamo potrebbe essere anche che l'orbiting lo facciamo anche su altre persone, magari su amiche. E questo è un pochino una tendenza forte all'autolesionismo. Perché? Perché siamo noi un po' che rincorriamo l'attenzione di altre persone e non sempre le altre persone sono disponibili, questo ci fa soffrire. E noi siamo talmente incastrate in questo meccanismo di sofferenza, di patimento, ed è un pochino l'unico che conosciamo magari da tanto tempo, che facciamo un po' fatica a staccarcene. Quindi il senso non è
non interagire con le persone, non interagire con gli ex, ma l'orbitare intorno a qualcuno è che questa persona diventi una sorta di centro dei nostri pensieri, delle nostre azioni. La mattina appena svegli, la prima cosa che facciamo è controllare se ha postato una storia su Instagram, piuttosto che chiedere all'amica, al collega che li conosce, cosa ha fatto nel weekend, ma ha una nuova, ha uno nuovo. Questa serie di modi per sentirsi ancora parte della vita dell'altra persona. Allora, se una storia è finita, adesso non stiamo a pignolare sul modo in cui è finita, sul perché, però è finita. Quindi, se l'altra persona è stato chiaro con noi e ci ha detto che la storia è finita, da qui partiamo per staccarci e veramente col cuore evitiamo di fare orbiting. Se la storia è finita e l'abbiamo fatta finire noi, è chiaro che l'altra persona, un po' sfumata nel passato, magari non ci sembra così male e alcune tensioni non sono così forti, riusciamo di nuovo a parlarci assieme e ci viene voglia di riorbitare intorno. Va bene tutto. Quello che non va bene è fare appunto di un ex il centro della nostra vita e dei nostri pensieri. Questo assolutamente no. Il consiglio è molto molto pratico, quindi non dico bloccatelo sui social, però fate in modo di avere sempre meno occasioni di controllare quello che fa l'altra persona. Fate in modo di ricreare delle abitudini differenti, quindi se la mattina appunto controllavate le sue cose, ditevi: no, prima vado a fare pipì, poi controllo. Giorno 2, prima vado a fare pipì, poi faccio colazione, poi controllo. Giorno 3, prima faccio pipì, poi faccio colazione, poi mi vesto. Aiutiamoci con questi piccoli trucchi a staccare quella che fondamentalmente, credetemi, è più un'abitudine che una vera necessità. Se poi di contro abbiamo un ex partner narcisista a cui l'orbiting che noi facciamo in un modo o nell'altro fa piacere e lo alimenta, qui abbiamo un doppio problema e dobbiamo essere doppiamente forti per allontanarci da questo tipo di dinamica. Abbiamo tutti in agenda quei 2, 3, 4 numeri di telefono a cui scriviamo una volta ogni tanto quando siamo un po' giù di morale, quando abbiamo bisogno di attenzione. Bene, anche questa è una forma di orbiting, cioè orbitiamo intorno a queste persone che hanno sicuramente una loro vita, che hanno sicuramente le loro cose, se no farebbero parte attualmente in modo più forte della nostra di vita, ok? Quindi cerchiamo veramente di metterci un attimo tranquilli, osservare come se fossimo delle persone esterne come ci stiamo comportando e avere la forza e il coraggio di tranciare questa abitudine dell'orbiting, perché non serve a niente, non costruisce un rapporto, fa solo male a noi, ricordiamocelo.